stare un'azienda che è stata per tanti anni un'azienda italiana, 75 anni di età, e da circa 15 anni è stata acquisita da un gruppo spagnolo, da GB Food. Diciamo, è un'azienda che opera sostanzialmente in tutta Europa e in Africa. Giusto per darvi un ordine di grandezza, mettendo insieme un po' tutti i business, facciamo circa 1,5 miliardi di fatturato. Abbiamo circa 3.500 dipendenti, però l'Europa sicuramente è la parte prevalente da un punto di vista dell'importanza del fatturato, dove facciamo circa il 60%. Come colleghi gli investimenti in marketing e comunicazione poi con la distribuzione ponderata e con la presenza sugli scaffali? Come li misuri e che giudizio dai oggi alla tua organizzazione? Allora, direi che sicuramente questa è un'attività importante che noi come vendite cerchiamo di fare, cioè di avere una coerenza, faccio forse l'esempio più semplice così ci capiamo, di avere una coerenza dal momento in cui noi abbiamo un investimento in comunicazione, in televisione, e avere un forte presidio di visibilità dei nostri prodotti nel punto vendita. No? Questo diciamo è quello che normalmente ci diciamo, poi quello che dobbiamo tenere presente è poi la realtà dei fatti, no? Perché spesso poi diciamo gli spazi promozionali, le opportunità che ti possono offrire i clienti non sempre matchano con queste nostre esigenze. Però sicuramente questo è un aspetto diciamo fondamentale della nostra attività. Qual è la parte più difficile di questa sincronizzazione? È appunto trovare diciamo un'apertura da parte del trade nel cercare di seguire quelle che sono le nostre esigenze dal punto di vista di spazi temporali nel fare le attività. E l'apertura, la disponibilità o l'esecuzione? Beh, innanzitutto ci deve essere l'apertura. Poi nel momento in cui abbiamo l'apertura mi sento più confidente sulla parte dell'esecuzione. Oggi il dato viene visto dai nostri interlocutori quasi come una minaccia e non come un'opportunità su cui confrontarci. Basti pensare che oggi se tu vuoi avere dei dati li devi pagare e molto spesso quello che ti viene chiesto sono diciamo delle cifre che ti scoraggiano ad andare avanti con queste iniziative. Ti faccio fare una pausa. Anche ammesso che tu li voglia pagare, sono i dati che ti servono? Sarebbero dati molto utili, non sempre però poi riusciamo a sfruttarli come vogliamo, perché nel momento in cui esiste una diversa posizione, non sempre la decisione prende quello che è giusto da fare, ma viene molto spesso condizionata dalla lotta muscolare che caratterizza spesso il rapporto tra le parti, no? Quindi anche se sarebbe giusto a quel fornitore dargli quell'opportunità perché i dati lo dimostrano, non sempre c'è questa apertura perché magari in quel momento c'è una situazione pregressa di discussione che non permette di fare certe cose. Noi con un importante retailer istituzione italiana avevamo sempre una grande discussione in questo evento promozionale per lui molto importante a carattere nazionale, che magari qui qualcuno già avrà iniziato a capire quale può essere. C'era sempre questa grandissima discussione nelle settimane prima sul fatto che io non guadagno, il margine non è abbastanza sufficiente, se vogliamo fare questa attività voglio avere più soldi, eccetera. Ci abbiamo messo 2 anni e mezzo, ma siamo riusciti a dimostrare che diminuendo la sua profondità di sconto al consumatore per quelle che erano le tipologie dei nostri prodotti, avrebbe venduto esattamente gli stessi volumi e avrebbe avuto un'opportunità di fare un'attività di marginalità. Qual è stato il tuo argomento vincente? Quello che avevamo... A parte i 2 anni di lavoro ai fianchi. Questo è sicuramente frutto del lavoro, diciamo, non tanto del marketing, ma del trade marketing, nell'averci fornito tutta una serie di informazioni sulla reattività dei nostri prodotti a certe fasce di sconto e dimostrando che superata una certa soglia, anche se tu continuavi ad aumentare lo sconto, non ne avevi un ritorno proporzionale. Quindi fermandosi a un certo livello di soglia era la posizione ottimale per promozionare i nostri prodotti. È la prima volta che ho l'opportunità di partecipare a questo incontro che ritengo molto, molto interessante, quindi spero che ci possano essere anche altre edizioni. È stata una mattinata molto intensa, ma una bella occasione per potersi confrontare con colleghi su temi di estrema attualità e sicuramente anche portare a casa degli spunti su cui poter lavorare.